Top 5 eruzioni vulcaniche. Numero 5, Unzen, Giappone, 1792. Unzen è un gruppo vulcanico attivo situato nella periferia di Nagasaki, sull'isola di Kyushu, e fa parte del parco nazionale Unzen Amakusa, il più antico parco nazionale del Giappone, fondato nel 1934. Il Giappone è famoso per i suoi vulcani. Sul suo territorio se ne contano circa 200. Il vulcano Unzen, nonostante non sia tanto famoso quanto il suo compaesano, Fuyama, detiene il titolo di essere il vulcano più mortale e devastante dello stato nipponico. Il vulcano Unzen fu l'artefice della morte di circa 15.000 persone, a seguito di una fortissima esplosione, verificatasi nel 1792. Crollò in mare un intero lato della montagna, provocando così una marea sismica con onde gigantesche. Numero 4. Nevado de Ruiz, Colombia, 1985. Il Nevado de Ruiz è un vulcano alto 5.432 metri e si trova in Colombia. È diventato famoso, purtroppo, a seguito di un'eruzione verificatasi il 14 novembre 1985 e dopo ben 400 anni di inattività. Pur essendo una modesta eruzione, classificata con VEI pari a 3, il calore prodotto dalla colata piroclastica uscita dal cratere del vulcano provocò lo scioglimento dei ghiacciai, dando luogo a quattro enormi colate di fango, chiamate lahars, mista a prodotti vulcanici, che seppellì la cittadina di Armero, uccidendo 25.000 dei suoi 29.000 abitanti. Tutti gli avvertimenti lanciati al governo colombiano da molte organizzazioni internazionali di vulcanologi affinché la zona venisse evacuata rimasero purtroppo inascoltati. Numero 3. Mont Pelé, Martinique, 1902. Il Mont Pelé è un vulcano molto attivo e giovane della Martinica, alto 1379 metri. Diverse furono le sue eruzioni durante i secoli, ma la più violenta e distruttiva ha avuto luogo l'8 maggio 1902, dove, dopo una terrificante esplosione, sbriciolò l'intera montagna, liberando in soli 3 minuti una gigantesca nuvola nera incandescente, temperatura di circa 1000 gradi. Tale nube si diresse verso il mare ad altissima velocità, seppellendo interamente la città di Saint-Pierre. Furono uccise, praticamente in maniera istantanea, più di 29.000 persone travolte dalla tempesta di fuoco. In tutta la città ci furono solamente 2 persone sopravvissute alla catastrofe. Numero 2. Krakatoa, Indonesia, 1883. Il vulcano Krakatoa, Krakatau in lingua originale, è un vulcano dell'isola indonesiana di Rakata, vicino alle famose isole di Java e Sumatra. Questo vulcano, da sempre, aveva abituato la gente del posto con le sue violente esplosioni. Ma la più furiosa e disastrosa di tutte si verificò nel 27 agosto del 1883, con una potenza equivalente a 200 megatoni, 200 volte la bomba atomica sganciata su Hiroshima, distruggendo 2/3 dell'isola e producendo il frastuono più forte mai udito sulla Terra, un boato sentito persino a Perth, in Australia, a oltre 2000 km di distanza. L'eruzione del 1883 fu tra le più dannose esplosioni vulcaniche nell'era moderna, classificata con VEI pari a 6, seconda solo alle esplosioni di cui parleremo più avanti. L'esplosione del vulcano non ha provocato direttamente vittime, ma ha provocato uno tsunami con onde alte 40 metri, dove morirono più di 36.000 persone. L'esplosione fu così violenta che le onde d'urto generate fecero il giro del mondo, per 7 volte. Numero 1. Tambora, Indonesia. L'eruzione vulcanica più distruttiva e potente dalla fine dell'ultima era glaciale si è verificata in Indonesia nell'aprile del 1815 dal vulcano Tambora. Oltre 100 km cubi di materiale e 150 miliardi di metri cubi di roccia, cenere e altri materiali furono espulsi dal vulcano indonesiano, circa 100 volte superiore a quella dell'eruzione del Monte Sant'Elena nel 1980. Un'eruzione più grande anche della famosa eruzione del vulcano Krakatoa, di cui abbiamo parlato prima, avvenuta nel 1883. Quell'eruzione esplosiva creò disastri di proporzioni bibliche. 12.000 persone morirono subito e si calcola
che ci furono almeno altre 80.000 vittime, per arrivare a un totale di 90.000. Anche per via delle fiamme della carestia che conseguirono il disastro. La fitta polvere rimase in atmosfera per moltissimo tempo, rendendola opaca ed impedendo ai raggi solari di penetrare l'atmosfera per arrivare sul suolo terrestre. Questo ha comportato un notevole cambiamento climatico a livello planetario, con inverni freddissimi, estati mancanti, raccolti carenti e un considerevole depauperamento di vaste aree del pianeta. L'anno successivo all'eruzione, il 1816, in tutto il mondo, verrà ricordato nella storia come l'anno senza estate. Secondo la scala VEI, Volcanic Explosion Index, la presente eruzione venne classificata pari a 7, come super colossale, e si trova al quarto posto degli avvenimenti più distruttivi del nostro pianeta dalla sua nascita. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale, basta un click. Altrettanto potresti fare mettendo un like. Grazie mille per la visione.